thing called I'm Going Home by Helicopter. Costruzione di un fischietto per il canto di primavera del merlo e del tordo con due tappi di bottiglia. Una cosa originale anche nell'uso dei tappi, che possono essere usati come elemento di riciclo. Questi sono gli utensili che ci vogliono per fare il fischietto con i tappi di bottiglia: una fustellatrice, un coltellino e un piccolo cacciavite. Abbinata a questi tre utensili bisogna eseguire dei portapezzi. Questo è quello che serve per rifilare il tappo di bottiglia. Il tappo poi verrà inserito in questo modo. Questo è un altro portapezzo con un diametro leggermente più grosso, questo invece è il portapezzo per poterli allineare e incollare in modo che i tappi restino allineati. Partiamo con la foratura. Vediamo un tappo che non abbia di nervatura all'interno, ci inseriamo la rondella. Questa rondella ha già un diametro uguale alla nervatura interna, che porta un diametro di 20 mm. La fustella che noi abbiamo inserito ha un diametro di 4 mm. Con il cacciavite togliamo la rondella che è pressata. Poi prendiamo un altro tappo, facciamo lo stesso lavoro, inseriamo la rondella ed eseguiamo il foro. Bene, ora abbiamo già i due tappi con il foro eseguito. Questo lavoro si potrebbe fare anche con i tappi di Coca-Cola, che però risultano molto più rigidi e quando si forano bisogna togliere la guarnizione interna. Noi adesso non lo eseguiamo questo, lo eseguiamo quello con i tappi di bottiglia dell'acqua. Nel frattempo attacchiamo la pistola per la colla a caldo e eseguiamo la rifilatura del tappo. Attenti quando si fa questo lavoro.
però questa è una plastica abbastanza morbida e si rifila bene. A volte ho bisogno di ritoccare. Smontiamo il tutto. E usiamo il portapezzo per allineare. L'interno del tappo va rivolto verso il portapezzo. Inseriamo un filo di colla. Aggiungiamo il tappo. Adesso per fare un lavoro completo facciamo un cordone di colla tutto attorno all'unione dei due tappi. La colla è sicuramente in eccesso, ma poi quella viene asportata. Stacchiamo la pistola, attendiamo che la colla secchi, oppure la raffreddiamo immergendo il tappo nell'acqua. Adesso la colla sembra secca e cominciamo a rifilare, a togliere la colla in eccesso. Ovviamente il coltellino deve essere ben affilato, bisogna lavorare piano, in modo da fare passare il coltello a filo del tappo e togliere solo la parte eccedente di colla e per fare una buccia. Oh, mamma mia, il fischietto è pronto. Ora vediamo un po' cosa è uscito fuori e se riusciamo a farlo fischiare. Bene né male, abbastanza per due tappi di plastica uniti insieme con la colla. Beh, è sicuramente un fischietto non eccezionale, però per iniziare, per far giocare anche i ragazzi, per avviare i giovani cacciatori, i giovani chioccolatori all'arte del chioccolo, può venire bene.